Numero 7, approvazione regolamento comunale disciplinante i controlli interni. Sì, allora questo regolamento è proprio, come dire, una sostanzialmente fresco di una normativa che è uscita ad ottobre del 2012, che praticamente obbliga le amministrazioni locali ad adottare un regolamento in materia di rafforzamento dei controlli, perché la normativa di legge, precisamente il decreto legge 10 ottobre del 2012, che è stato fatto e poi convertito in legge il 7 dicembre 2012, quindi del mese, questo mese, contiene praticamente disposizioni urgenti in materia di finanze e di funzionamento degli enti territoriali. In sostanza, cosa succede? Che praticamente il legislatore può intervenire sul fatto che sia sulle regioni, date le ultime vicende note di appunto spesa pubblica, quindi diciamo così, è andata praticamente a gonfiarsi e quindi ad avere praticamente una sorta praticamente di variazione eccessiva, straordinaria. E il legislatore è praticamente adottare una normativa urgente per far sì che praticamente la Corte dei Conti da un lato rafforzasse la sua partecipazione e controllo all'interno delle regioni, quindi questo riguarda praticamente l'ente regione. Per quanto riguarda invece gli enti locali, i comuni, si parla di controlli interni, quindi sui piatti, sulle delibere, controllo di gestione di regolarità amministrativa, di regolarità contabile. Questo è il tema che è oggetto di questo regolamento. Quindi che cosa succede praticamente? C'è questo regolamento all'interno del quale sono previste delle figure per i comuni, il segretario comunale, sono i responsabili degli uffici, in sostanza devono praticamente attuare questi tipi di controlli sia nel procedimento di formazione che nel procedimento successivo, quindi prima dell'emanazione dell'atto e successivamente all'emanazione dell'atto. È un tipo di regolamento che c'è una scadenza fissata dalla normativa 10 gennaio 2013, questa è la ragione per cui si è potuto portare questo regolamento di fretta e di posta, tra virgolette, non so che senso è stato questa realizzata nell'ambito della commissione. Cioè, è un regolamento tecnico per il quale praticamente siamo stati costretti sostanzialmente a portarla rapidamente, perché se non lo si approva entro il 10 gennaio 2013, termine perentorio, scatta il discorso della inadempienza, segnalazione alla prefettura, e il prefetto può attivare praticamente previo prima messa in moto dell'amministrazione, può arrivare praticamente ad avviare il procedimento di scelta del progetto nazionale, che è il progetto di visto dalla Camerale di Amministrazione. Da questo punto di vista dobbiamo necessariamente adempiere. E abbiamo appunto questo schema di regolamento che praticamente ci è stato trasmesso da società che praticamente opera nell'ambito dei servizi degli enti locali, che fa appunto attività di, diciamo, di consulenza a livello proprio generale, e in questo regolamento, quindi vi accennavo, ci sono praticamente descritte le varie fasi del controllo, appunto, sia per quanto riguarda il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo strategico e quello di permanenza sostanzialmente degli obiettivi finanziari. Quindi si tocca sia la parte amministrativa, di legittimità, di legalità amministrativa contabile, ma soprattutto anche la parte finanziaria. E per questo poi abbiamo tutte le domande, il primo successivo, e il quadro controllo, e i soggetti diventati appunto a svolgere questa attività, che appunto deve essere fatta, come dicevo, prima dell'emanazione ad esempio di una delibera del Consiglio di Giunta e piuttosto che su una delibera del parte dei responsabili degli uffici. Quindi chiaramente all'interno della realtà chiaramente comunale, chiaro, strutture grosse che sono diverse diverse situazioni interne, quindi possiamo sostanzialmente i legislatori controllare, esatto, se c'è quello che pensa. Però la filosofia del regolamento è proprio quella di rafforzare, come si dice, questi controlli, perché è necessario alla luce di questo sapete che benissimo anche il progetto regionale. Forse riguardano le realtà un po' più grandi del comune di Rossimo. Allora, ci sono integrazioni di questi chiarimenti? Favorevoli?
Allora, 7, 20, contrari, 7, 9, astenuto, quindi